Bentrovati a chi mi segue e benvenuti ai nuovi amici. Chi mi segue sa che con i ferri non sono molto brava, ma conosco soltanto i rudimenti essenziali, quelli che mi ha insegnato mia nonna. In questo breve tutorial vi voglio far vedere come mi ha insegnato l'avvio sui ferri. Andrò ad usare dei ferri circolari per comodità, ma se usate i ferri lineali vi occorre un solo ferro. Lo metterete sotto l'ascella destra e procederete con l'avvio dei punti. Ci sono vari modi per avviare i punti. Io ne conosco due. Quello nel quale lasciamo la codina per quante maglie dobbiamo avviare e un altro che non ha bisogno della codina. Se facciamo conto che dobbiamo avviare una decina di maglie, io faccio in questo modo: prendo il filo, lo arrotolo intorno al ferro per quante maglie devo avviare. Facciamo conto che siano 10, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Tengo fermo il punto di arrivo, tiro fuori il filo e questa sarà la codina che io utilizzerò per andare a montare 10 maglie. Lasciamo un altro pezzettino e andiamo a fare il nodo di avvio. Io faccio il cappietto come per l'uncinetto, in questo modo lo vado a montare sul ferro, stringiamo un pochettino tenendo il filo da lavorare a destra e la codina che ci servirà per montare i punti a sinistra, andiamo a montare i nostri punti sul ferro. Giro intorno al dito indice, porto il punto da caricare sul ferro, la codina la passo di nuovo sul ferro e metto sotto il punto da caricare. E abbiamo caricato il nostro primo punto. Io il cappietto non lo conto mai, poi lo andrò a sfilare. Questo è il secondo. Il terzo. Il quarto. Il quinto. Il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo. Vedete che con questo sistema, quello di arrotolare intorno al ferro il filo per quante maglie dobbiamo montare, mettendo un pochino in più, non corriamo il rischio di dover smontare le maglie.